quanto sia laudabile in uno principe il mantenere la fede e vivere con integrità e non con astuzia, ciascuno lo intende. Nondimeno si vede per esperienza nei nostri tempi quelli principi aver fatto gran cose che della fede hanno tenuto poco conto e che hanno saputo con l'astuzia aggirare i cervelli degli uomini. E alla fine hanno superato quelli che si sono fondati in su la realtà. Dovete adunque sapere come sono due generazioni di combattere. L'uno con le leggi, l'altro con la forza. Quel primo è proprio dell'uomo, quel secondo delle bestie. Ma perché è il primo molte volte non basta, conviene ricorrere al secondo. Pertanto, a un principe è necessario sapere bene usare la bestia e lo uomo. Questa parte è suta insegnata agli principi copertamente dagli antichi scrittori, e i quali scrivono come Achille e molti altri di quelli principi antichi furono dati a nutrire Achillone Centauro, che sotto la sua disciplina li custodissi. Il che non vuole dire altro avere per precettore uno mezzo bestia e mezzo uomo, se non che bisogna a uno principe saper usare l'una e l'altra natura. E l'una senza l'altra non è durabile. Essendo dunque necessitato uno principe sapere bene usare la bestia, debbe di quelle pigliare la golpe e il lione, perché il lione non si difende dai lacci, la golpe non si difende dai lupi. Bisogna dunque essere golpe a conoscere i lacci e lione a sbigottire i lupi. Coloro che stanno semplicemente in sul lione non se ne intendono. Non può pertanto uno signore prudente, né debbe, osservare la fede quando tale osservanza gli torni contro e che sono spente le cagioni che la fecero promettere. E se gli uomini fossero tutti buoni, questo precetto non sarebbe buono, ma perché essi sono tristi e non la osserverebbero a te, tu etiam non l'hai a osservare a loro. Né mai a uno principe mancarono cagioni legittime di colorire la inosservanzia. Di questo se ne potrebbe dare infiniti esempi moderni e mostrare quante pace, quante promesse sono state fatte irrite e vane per la infedeltà dei principi. E quello che ha saputo meglio usare la golpe è meglio capitato. Ma è necessario questa natura saperla bene colorire ed essere gran simulatore e dissimulatore. E sono tanto semplici gli uomini e tanto ubbidiscono alle necessità presenti che colui che inganna troverà sempre chi si lascerà ingannare. Io non voglio degli esempi freschi tacerne uno. Alessandro VI non fece mai altro, non pensò mai ad altro che a ingannare uomini e sempre trovò subbietto da poterlo fare. E non fu mai uomo che avesse maggiore efficacia in asseverare e con maggiori giuramenti affermassi una cosa che la osservassi meno. Nondimeno sempre gli succedono gli inganni ad votum, perché conosceva bene questa parte
del mondo. A uno principe, adunque, non è necessario avere infatti tutte le soprascritte qualità, ma è bene necessario parere di averle. Anzi, ardirò di dire questo, che avendole e osservandole sempre sono dannose e parendo di averle sono utili. Come parere pietoso, fedele, umano, intero, religioso ed essere, ma stare in modo edificato con lo animo che, bisognando non essere, tu possa e sappia diventare il contrario. E assi a intendere questo che uno principe, e massime uno principe nuovo, non può osservare tutte quelle cose per le quali gli uomini sono chiamati buoni, essendo spesso necessitato, per mantenere lo stato, operare contro alla fede, contro alla carità, contro all'umanità, contro alla religione. E però bisogna che egli abbia un animo disposto a volgersi secondo che i venti della fortuna e la variazione delle cose gli comandano. E, come di sopra dissi, non partirsi dal bene potendo, ma sapere entrare nel male necessitato.